miglior cacciacarri del suo livello. Il più divertente, il più distruttivo, il più veloce. Unico. Tempo di ricarica 5 secondi, due cannoni da 120 che sparano dei proiettili Sabot con alette stabilizzanti, le DM13 in questo caso. Abbiamo una velocità massima dichiarata di 70 km/h che verrà raggiunta praticamente su qualsiasi terreno del gioco. Tre membri dell'equipaggio, non abbiamo mitragliatrici, ho messo qualche camuffamento giusto per appunto migliorare l'occultamento stesso del nostro cacciacarri tedesco. È un cacciacarri unico, ok? Lo troviamo esattamente in questa zona dell'albero tecnologico. È un carro armato che non si può sbloccare, era disponibile molto tempo fa, ora non so se è presente nel marketplace. Comunque sia, siamo pronti, andiamo a vedere qualche clip divertente, si spera. Questa cosa non fatela a casa, perché non avete un carro veloce come questo. Non ci provate neanche. In un primo momento volevo flancare sulla destra, quindi quel settore con i cespugli, alberi e quant'altro. Adesso invece ci ho ripensato e vado in un punto ben specifico. Li ho visti, va bene. Li sto ignorando, tranquilli. Destra, no. Mouse libero. Dovete semplicemente stare fermi e sparare, sperando che ovviamente i compagni vi coprano le spalle, eh. Dobbiamo darlo per scontato. Lo so, è un gameplay fantastico, lo so, grazie. Cosa avevo detto prima? I vostri compagni vi devono proteggere. Sapevo che sarebbe arrivato, però vi ho fatto vedere che in un minuto, con la giusta copertura, avremmo fatto continuato a fare disastri. Destro e sinistro, gancio destro e gancio sinistro. Non l'avevi visto, vero? Tranquillo, fra. Dietro, dietro, dietro. È vero, il tasto è... mi sono confuso qua. Vabbè, fa niente. Abbiamo risolto. Dovete stare attenti con i tasti, perché altrimenti... Ok, mo deve essere così. Mi sono fatto col tasto, il control dovevo schiacciare, porca miseria ladra. Siete troppo lenti, ragazzi, siete troppo lenti. C'è una differenza pazzesca tra la velocità del mio carro e la velocità dei carri armati nemici e anche alleati. Io potrei anche salire e andare in una zona che non frequento spesso, devo essere sincero. Però in realtà se è presa... per tempo può essere molto buona, perché hai letteralmente il tiro su tutta la mappa. Lo so, è una cosa cattiva. Bisogna essere cattivi. Possono andare anche là volendo loro. Qua ce ne sta uno.
Si sono arrabbiati. Li ho fatti arrabbiare. Aspetta, aspetta, mo aspettiamo un attimo. Allora. Tanto passano, raga, tranquilli. Ok, va bene lo stesso. Solo che non è che, che abbia poi così tanti colpi, eh. Nel senso... ma lo sapevo io che doveva succedere sta cosa. Va bene. Alle volte conviene sparare solo con un cannone, cioè... perché l'altro magari appunto non ha tiro. Mi sa che si sono arrabbiati. Allora. Dunque. Ma uno è passato però, mi sa. Ok. Sono arrivato tardi fra a coprirti, scusa. Hai ragione pure tu. Vabbè, diciamo che questa clip potrebbe già concludersi qui, perché vi ho fatto vedere una posizione più che buona. Velocità uguale posizionamento e insomma tutto il resto poi. Sì, fra, lo so. Aspa. In casino con i tasti. C'è qualcosa là, vero? Come vedete, anche quando il carro è libero di girare sui propri cingoli, farete un po' di fatica a mirare nel punto precisissimo, perché comunque il carro armato dovrà in qualche modo aggiustare la posizione, ok? Quindi sarà sempre... Sono morto. La penetrazione del carro è a dir poco sconvolgente. Sono morto. È a dir poco sconvolgente la penetrazione, quindi state tranquilli da questo punto di vista. Ai! Sì, raga, non lo so perché sto qua. Cose strane. Loro passano e io vado sopra. È un ottimo piano. Oppure distruggiamo quelli che provano a fare i furbi con i razzetti del cavolo. Hello! Cattiveria. Ci vuole cattiveria. Sono spostato. Non lo vedo. Non lo vedo, fra. Se vieni avanti ti salvo. Ti ho salvato. Ti salva Devi. Che salvataggio, fra. Che salvataggio sulla linea proprio. Era in difficoltà assoluta quella MX. Tranquillo, fra. Tecnicamente dovremmo andare a cappare, su questo siamo tutti d'accordo, però se lascio questa zona loro avrebbero passaggio libero per Alfa. E non mi sembra una cosa buona. Quindi secondo me un carro dobbiamo lasciarlo su Alfa. Mi propongo. Vabbè, lo prendo quando passa da là, dai. Lo sapevo, stavo sentendo il rumore. Ho sbagliato. Mi stavo aggiustando anche la barba, miseria.
Stessa mappa di prima, però spawn opposto. Questa volta però decido di andare nella zona dove ci sono i cespugli, ok? Vediamo cosa succede. La velocità, come sempre, pazzesca, massima. Cerchiamo di fare il più velocemente possibile questo passaggio, perché come vedete non ci sono cespugli, quindi hanno tiro libero su di me. Buono così. Perfetto. Ottimo. Potremmo anche rimanere a guardare Bravo, in teoria. Però, insomma, fate un pochino come volete. Ottimo. Fermi, fermi, fermi. L'ho già visto uno. Veramente non l'avete visto? Sta là. Fidati che c'è. Fra, vedi che l'ho visto. Fermo. Ma effettivamente, compà, ti stavo vedendo da un po' qua. Ma che vuol dire bersaglio integro? Bersaglio integro. Stavo vedendo quella cosa piccola. Ho detto è un carro. No, ma non è un carro. C'è qualcuno che lancia ancora missilini. Aspetta. Sembra pulito. Davanti a me sta. Sono io il cacciacarri, fra. Sono io che do la caccia a te. Sono io che vengo a prenderti. Ce ne sono tanti altri, eh. Spariamo d'occhio senza vedere. Ce ne sta uno. Ma quest'albero qua ne vogliamo parlare? Che non mi fa vedere bene. Ne abbiamo fatte tre, vero? Potevano essere anche... anche cinque. Quattro. Potevano essere sei. No! ASMR, ora mi senti destra, sinistra. Porca miseria ladra. Come in live. È un cacciacarri che può lavorare sotto diversi aspetti. Può cecchinare sulla lunga distanza e ve l'ho fatto vedere. Può lavorare in maniera silenziosa e ve l'ho fatto vedere nei cespugli. Può lavorare con la velocità e quindi un posizionamento anticipato rispetto agli avversari e ve l'ho fatto vedere. Ovviamente rende di più nel momento in cui avrete un minimo di copertura, quella clip specifica. Per il resto è devastante, la velocità, l'esecuzione dei cannoni è tutto fantastico, è un carro anche abbastanza basso, non è molto alto, quindi avete tutto questo in maniera del tutto, in un unico pacchetto avrete diverse appunto qualità. Lato negativo è un carro armato che, ripeto ancora una volta, non so se è disponibile attualmente nel marketplace oppure se è un carro che si poteva prendere appunto... nel passato, cioè nel passato si poteva prendere, però non so se si può comprare adesso. Chi ce l'ha ha fatto veramente un affare. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao VT12.
Tanta roba, eh. Corazzatura inesistente, però, vabbè. Wait for them to ask you who you are.